seconda gara per quanto riguarda la Coppa ATM della Lega Futsal Amatori. Proprio in questi istanti entrano le squadre del Buena Onda e dell'Armada Sonnino Scalo con il signor Rodi della sezione Opes di Latina. Secondo confronto in questa splendida coreografia che è quella del Pala Park. Petraccini arretra, sembra andare verso Ricci che va poi a raccogliere. Il diagonale non si chiude con Ricci che arrivava sul secondo palo. Si gira ma c'è buona guardia da parte di Stefanelli. Cucchiarelli va a calciare il diagonale, subito ribattuto da Erasmi, poi riparte il capovolgimento di fronte. Jacobacci, Cucchiarelli fermato e poi se ne va Stefanelli. Luca, ancora Erasmi che gli sbarra la strada. Stredini, la dà indietro. Mililli prova la fiondata, Di Micco. Petraccini, Taddeo, si coordina per calciare il calcio d'angolo da Di Micco. All'indietro Mililli, c'è il fischio, la rincorsa di Ancuda che invece va su Di Girolamo, gira di prima intenzione a rete, l'intervento di Erasmi, invece Erasmi con le mani rimette in movimento Biolcati, fermata la corsa, Stefanelli riparte, scambia con Ancuda, Stefanelli, ancora Erasmi, palla fuori. Adesso Stredini, va sulla sinistra, finte, libera il tiro Petraccini, il diagonale. Parte, c'è una deviazione di Stefanelli, la palla che però finisce fuori. Gasbarroni con il tacco verso Stefanelli, arriva in corsa Di Girolamo. Stefanelli, Cucchiarelli, ancora Cucchiarelli, si coordina e trova lo spiraglio giusto per portarsi in avanti. Gasbarroni, il diagonale vincente 2-0. Stefanelli ancora, Gasbarroni, Stefanelli in mezzo, prova la soluzione. Cucchiarelli, non c'è fallo, Gian Porcaro, Ricci, c'è Di Micco sul primo palo. E adesso il gol. Di Girolamo, prova, e adesso ancora possibilità per l'Armada Sonnino con Stefanelli che però arriva con ritardo. Petraccini sul pallone, lotta Di Girolamo, se ne va, la possibilità di mettere, smarcare Gasbarroni, stesso palla prolungato. Poi Taddeo centralmente, carica il mancino che non trattiene Di Micco. Parte Stredini e Di Micco neutralizza il tiro libero per l'Armada Sonnino Scalo con Gasbarroni pronto a calciare. Prende la rincorsa, ci mette le mani Erasmi deviando. Di Micco con le mani, lancia lungo. La testa di Gasbarroni, poi Cucchiarelli dopo aver combinato. Di Micco, lancio lungo con il colpo di testa di Cucchiarelli che a questo punto sembra aver posto fine. E arriva il triplice fischio, Buena Onda battuta dall'Armada Sonnino Scalo per 3-1.